Va bene, l'ortica ci siamo abituati Sì. a sentirla guarnire dei piatti anche piuttosto prelibati. E adesso mi dicevi un'altra Il pianta. chenopodium, che è Sì. quello volgarmente chiamato farinaccio. Allora, è chiaro che per conoscere devi avere una conoscenza botanica. Quindi, fra l'altro, il Chenopodium album, il farinaccio, appartiene alla famiglia dello spinacio, che so, io quest'anno ho seminato, lo uso anche come copertura lo spinaccio, come copertura delle aiuole. Si mangia, però serve anche come pacciamatura verde. E che so, cosa ho seminato? Il Matador, che è una delle varietà più comuni. Il farinaccio, il Chenopodium album, lo usi come lo spinacio, quindi come verdura cotta. Ed è senz'altro, ha un sapore molto più intenso, perché è una pianta selvaggia, ha senz'altro molti elementi nutritivi, forse anche maggiori, perché è una pianta. Perché comunque le piante ibride, le piante coltivate hanno meno. Cioè ne hanno senz'altro di sostanze nutritive, però ne ha di più una pianta spontanea. Fra l'altro, il Chenopodium album, il farinaccio, era una pianta usata moltissimo nell'antichità, ma addirittura nel tempo hanno trovato nei resti, non so dove, facendo scavi del periodo neolitico, semi di Chenopodium album. Veniva usato anche il seme, non solo la foglia, ma veniva usato anche il seme per fare pappe, anche come ridotto a farina. Anche come medicamento, No, forse. no, 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 come cibo proprio. Sì, Nutrimento. come cibo. Quindi è una pianta che è stata usata in tempi ben molto lontani da noi.